Allora Erika, siamo passati sotto il Ponte Romito, che Esatto. secondo varie ipotesi storiche sarebbe quello ritratto dietro la famosa Gioconda da Leonardo. Esatto. Secondo l'associazione La Rocca qui di Laterina, sarebbe questo, non il ponte Buriano, il famoso ponte, esatto, della Gioconda. Dunque, ci sono in effetti varie realtà ambientali che ci e anche storiche che potrebbero avvalorare questa ipotesi. Allora, innanzitutto il ponte della Gioconda ha quattro arcate. Ora, noi oggi vediamo il Ponte Romito con un'unica arcata perché le altre tre sono state buttate giù da un'alluvione del 1700. Non è stato più poi ritirato su, diciamo, come era originariamente, ma sicuramente aveva quattro arcate. Il ponte della Gioconda si appoggia su delle sponde alte e in effetti anche qua le sponde sono abbastanza alte, mentre invece a Ponte Buriano sono molto basse. Leonardo poi era ad Arezzo e probabilmente anche qui a Latrina proprio nell'anno in cui sembra sia stato dipinto il quadro, cioè nel 1502-1503. Perché era qui? Perché qui era il podestà, faceva parte di Laterina, faceva parte di una famiglia molto amica della famiglia di Leonardo da Vinci. Quindi ci può stare che magari anche nel viaggio di ritorno da Arezzo per tornare a Firenze, lui abbia attraversato l'Arno con Ponte Romito, si sia fermato a Laterina e poi abbia proseguito dalla Cassia-Ventus per tornare poi a Firenze. Il lago che si vede dietro la Gioconda è stato attribuito, fino ad ora era stato attribuito alla Chiana. Poteva essere però anche qui la piana di Laterina, che in quell'epoca era frequentemente allagata dalle alluvioni molto frequenti dell'Arno. Varie quindi, diciamo, ipotesi che ci fanno quindi avvalorare quest'idea che sia questo in realtà il ponte della Gioconda.